potremmo essere qui a parlare di acquedotto se non volgendo il pensiero a un certo tedesco di nome Mannesmann, che verso il 1890 brevettò un procedimento per ottenere tubi d'acciaio non saldati. Li abbiamo qui in questa serie. Questo è il più grossetto. Il tubo è adatto per far passare un fluido, o il gas o l'acqua in questo caso. Questo tubo ad esempio ha il diametro di un pollice. Il mio pollice, che è giusto un pollice, e cioè 25,4 mm. Il termine tubo da un pollice si riferisce al diametro interno, cioè quello che serve proprio a portare acqua o altri fluidi. Questo, abbiamo detto, è un pollice. Questo è lievemente più piccolo, è 3/4 di pollice, mentre questi due raccordi sono da 0.5 pollice e quindi circa 12,5 mm. I tubi più piccoli che si adoperano negli impianti domestici sono invece da 3/8 di pollice e sono ad esempio questi raccordi a T, un giunto e un gomito da 3/8. Facciamo ora la nostra conoscenza con il pollice, che è una misura di lunghezza inglese. Abbiamo detto che un pollice, combinazione, il mio è largo giusto un pollice e quindi 25,4 mm, possiamo rappresentarlo in grande in modo da fare delle suddivisioni molto agevoli da vedere. Se questa distanza rappresenta un pollice, l'abbreviazione della misura si fa con questi due apici. Gli inglesi non hanno fatto storie, hanno diviso prima il pollice in metà e quindi si parlava di 0.5 pollice. Poi la metà è stata divisa di nuovo in metà e si è tenuto il 1/4 di pollice. Dopodiché il 1/4 di pollice diviso in due ha dato luogo all'8 pollice. Via via che la meccanica implica migliori precisioni, le potenze di due continuano e si va dall'8 al 16, dal 16 al 32 di pollice, fino al 64 di pollice e al 128 di pollice, che è una misura che è molto inferiore al diametro di un nostro capello. Dopo questa brevissima introduzione alle nozioni basilari dell'idraulica, vediamo la fontana nel pieno della sua funzione. C'è un utente che sta attingendo acqua, riempiendo così dei recipienti che sono destinati ad un uso molto plurale. Non c'è più il contenitore monouso, si può servirsi dei contenitori più e più volte e questo è un vantaggio sia per noi che per l'ambiente che ci circonda, così delicato e soggetto ad essere deformato dalle nostre cattive abitudini. Ora, salendo i due gradini che ci portano verso l'alto, verso la preziosità dell'elemento acqua, ci avviciniamo alla fontana disegnata dallo stesso Nottolini. Qui abbiamo un fauno incoronato con una corona di querciolo, con la capigliatura molto ricciuta, che di mestiere fa il portatore d'acqua e la porta emettendola dalla sua stessa bocca. Sulla stessa bocca, da alcuni decenni a questa parte, è stato avvitato, con i raccordi che avevamo visto precedentemente, un bel rubinetto in bronzo, il quale rubinetto è apribile con questo volantino molto molto ergonomico. A questo punto io bevrei. L'acqua è ottima, richiudiamo la fontana per economia e notiamo alcune cose che richiamano un adagio addirittura latino.
la vasca che serve per sorreggere i recipienti da riempire, via via, soggetta alla caduta del getto dell'acqua o di semplici gocce, ha subito un'usura che è diventata cospicua nel tempo. Io farei vedere che cosa accade quando l'acqua cade sulla pietra. Dicevano gutta cavat lapidem, tradotto in italiano la goccia scava la pietra, e aggiungevano non tanto per la violenza quanto per l'azione ripetuta praticamente infinite volte nel tempo, e quindi la tenue caduta dell'acqua è capace di fare scavare una fossa nel nostro recipiente. Come vediamo, la forza dell'acqua è minima, però la sua azione prolungata nel tempo, e qui si tratta di più di un secolo, anzi quasi due secoli abbondanti, cadendo nel recipiente usura la pietra, il marmo, e quindi è stata rinforzata con un'ulteriore toppa, diciamo. Lo scarico finisce nel fosso sottostante.